Le patologie oncologiche sono veramente quelle che fanno più paura, però ripeto che adesso si tende a farle cronicizzare, a controllarle, se si ha la giusta attenzione da parte dei medici e dei pazienti, perché anche i cittadini devono essere attenti, devono cogliere al volo la possibilità di sottoporsi agli screening. Questi sicuramente ci permettono, è un metodo che ci permette di anticipare la diagnosi e quindi, come ho detto prima, di poter tante volte risolvere il problema. Quanto conta l'informazione ancora oggi e soprattutto, ecco, tra gli over 65? L'informazione è importantissima, però deve essere corretta. Il problema è che spesso assistiamo a delle informazioni che non sono completamente corrette. Il cittadino, è preda di queste informazioni, ripeto, non corretta. Bisogna stare attenti, stiamo parlando anche di questo, stiamo parlando di attenzionare anche i mezzi di divulgazione, i mezzi, televisioni, giornali, perché affinché si attengano diano delle informazioni corrette, e quindi non fuorvianti per l'ascoltatore che a volte è distratto, ignorante nel senso che non conosce la materia e quindi coglie al volo soltanto una parte del discorso. Tutto. Quanto conta la fiducia da parte del paziente nei confronti del medico di base e del medico di famiglia? Conta tantissimo, questo dipende dal medico di famiglia, deve sapersi porre, deve avere l'attenzione e deve capire che perdere 5 minuti in più può far risparmiare tanto tempo agli altri, a se stesso e alla comunità e può migliorare sicuramente la qualità di vita del cittadino.